Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4 o PS5, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti ragazzi, sono Orcoverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo glitch per avere il proprio personaggio completamente invisibile in free roam su Red Dead Online. Glitch funzionante su tutte le piattaforme del gioco. Per eseguire questo glitch avete bisogno di un vostro amico che vi aiuta. Poi, voi che eseguite il glitch, dovete fondare la propria posse permanente. Poi dovete recarvi nelle impostazioni della posse e su privacy dovete impostare aperta. Una volta fatto ciò, l'amico che vi sta aiutando ad eseguire il glitch dovrà legarvi con il lasso o con il lasso rinforzato. Poi col suo personaggio dovrà prendere in braccio il personaggio legato e a questo punto l'amico che vi sta aiutando ad eseguire il glitch dovrà unirsi alla posse di voi che eseguite il glitch, dopodiché dovrà premere la freccia sinistra per aprire il menu del personaggio, poi dovrà andare su giocatori, poi dovrà premere R1/RB per recarsi nella categoria amici, dopodiché dovrà selezionare un qualsiasi suo amico che sta giocando a Red Dead Online in quel momento, che si trova in free roam, e a questo punto dovrà rimanere sull'opzione unisciti alla sessione. A questo punto voi che eseguite il glitch dovete premere velocemente e ripetutamente il tasto quadrato barra X per cercare di liberarvi dal lasso o dal lasso rinforzato, e appena sarete arrivati all'ultimo, ovvero in questo momento che manca pochissimo per liberarvi dal lasso, velocemente l'amico che vi sta aiutando ad eseguire il glitch dovrà premere X barra A per confermare di voler unirsi alla sessione del suo amico e poi premere subito un'altra volta X barra A per confermare la schermata di attenzione che comparirà. Facendo questo, se il glitch avrà funzionato correttamente, il personaggio del vostro amico scomparirà perché ha cambiato sessione e nello stesso tempo il proprio personaggio diventerà invisibile liberandosi automaticamente dal lasso. E a questo punto avrete completato il glitch. Dopo aver completato il glitch, quando avrete il personaggio completamente invisibile in free roam, gli altri giocatori vedranno sempre l'icona del personaggio nella mappa e nella minimappa, ma non vedranno il personaggio nella loro visuale in quanto sarà completamente invisibile. Inoltre potete sparare uccidendo chiunque, ma state ben attenti in quanto anche gli altri giocatori, se spareranno a caso e vi colpiranno, potranno uccidervi, in quanto sarete completamente invisibili ma non immortali. Purtroppo, se morirete, il proprio personaggio spawnerà normalmente visibile, perdendo così il glitch. E niente orchetti, come sempre, appena questo glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Prima di terminare il video, come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale, che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto, se siete su PlayStation 4 vi invito ad entrare nella mia community, OrcuVerdeGamer tra parentesi YT, sempre scritto nella descrizione di ogni video, così come anche tutti i link dei miei social,
dove vi invito a seguirmi. E da Orcuverde tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!